Il 2016 potrebbe essere ricordato come l'anno nero per il miele italiano. Un allarme che riguarda tutto il territorio nazionale, con un crollo della produzione per gli apicoltori dell'80% nel migliore dei casi, perché chi continua a produrre miele può considerarsi fortunato. La stagione 2016 è stata per le api una delle peggiori degli ultimi 30 anni. La produzione di miele è stata scarsissima, il fenomeno non è solamente un fenomeno italiano, ma possiamo parlare di un fenomeno europeo. Vittime le api, sul banco degli imputati cambiamenti climatici con le piogge di maggio e giugno che hanno causato la mancata fioritura di numerose specie arboree come il tiglio e l'acacia, mettendo in ginocchio la produzione. Abbiamo avuto veramente degli sconvolgimenti dal punto di vista climatico e per la prima volta non sono stati dei fenomeni circoscritti in un'area geografica ma hanno interessato un continente. Se manca il miele, quindi, è perché le api soffrono, minacciate dal clima ma non solo. Ma è possibile immaginare un mondo senza api? Un mondo senza api sarebbe inimmaginabile perché un terzo di quello che finisce quotidianamente sulle nostre tavole dipende dalla loro opera di impollinazione, ma in generale il 75% del cibo che produciamo dipende dal punto di vista qualitativo o quantitativo appunto dal loro lavoro. Il declino delle api è dovuto a una serie di fattori che in alcuni contesti lavorano in maniera di concausa. Sicuramente i cambiamenti climatici a parassiti e malattie, ma sostanzialmente una delle cause principali vediamo un sistema agricolo industriale che non solo toglie habitat agli impollinatori, ma sta andando a mettere sempre più costantemente e pesantemente pesticidi, insetticidi, erbicidi in ambiente. Se questi preziosi insetti sparissero, le conseguenze sulla produzione alimentare sarebbero devastanti. Le api, come gli altri insetti impollinatori, giocano un ruolo essenziale. Un terzo del nostro cibo dipende dalla loro opera di impollinazione, un servizio offerto gratis dalle api di tutto il mondo che vale circa 265 miliardi di euro l'anno. Difenderle, quindi, è nostro interesse anche dal punto di vista economico.